Buon pomeriggio e benvenuti al TG Madridisti, il nostro notiziario nella lingua italiana dei segni. Partiamo dalla cronaca perché 8 persone sono finite domiciliari, mentre altre 13 sono state denunciate per scommesse e gare clandestine di cavalli a Enna. Polizia e Guardia di Finanza hanno scoperto una vera e propria associazione che si occupava di organizzare competizioni clandestine di cavalli. Le forze dell'ordine hanno arrestato non solo i partecipanti alle gare, ma anche gli organizzatori e i promotori. Il blitz è avvenuto lungo la statale tra Piazza Armerina e Mazzarino, poco prima dell'inizio di una gara domenica scorsa all'alba, poi annullata all'ultimo momento. Probabilmente qualcuno si era accorto della presenza delle forze dell'ordine. Ad alcune delle persone denunciate sono stati sequestrati 4.000 euro. La polizia di Palermo ha sequestrato nel quartiere Oreto una macelleria riconducibile al presunto boss di Santa Maria di Gesù, Natale Giuseppe Gambino. Già detenuto da oltre un anno, è raggiunto oggi da un'ordinanza di arresti domiciliari. Il reato contestato è quello di intestazione fittizia di beni, lo stesso del quale deve rispondere Antonino Palumbo. La macelleria, riconducibile a Gambino, è considerata dagli investigatori un vero e proprio punto strategico per l'influenza dei clan nel quartiere palermitano. L'attività commerciale era stata già confiscata nel 2004, ma all'epoca aveva proprietari differenti. Non si fermano gli arrivi di migranti sulle coste siciliane. È arrivata questa mattina, infatti, al porto di Palermo una nave militare con a bordo 616 persone salvate negli ultimi giorni. I migranti sono stati accolti dalla task force coordinata dalla prefettura di Palermo. Altri 140 migranti stanno invece arrivando nel porto di Augusta dopo essere stati soccorsi ieri da un moto peschereccio. Sarebbero intanto circa 200 i migranti morti negli ultimi giorni in due diversi naufragi. Gemma Amendolia, la 26enne rimasta ferita gravemente all'ultima edizione della targa Florio Rally, dove è morto anche il padre, è stata trasferita dal Civico di Palermo al Centro Neurolesi di Messina, la sua città. La giovane era rimasta in coma per alcuni giorni e dopo il risveglio è stato stabilito il suo trasferimento nella struttura a Messina. Rallentamenti al traffico questa mattina lungo Viale Regione Siciliana a Palermo, in particolare nel tratto nord-ovest. Un incidente è avvenuto infatti in via Aspromonte, si sono registrate code e rallentamenti dovuti anche ad alcuni lavori stradali sulla corsia lato mare all'altezza di via Sardegna. La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda mattinata di oggi. Una serie di iniziative a Cinisi per ricordare Peppino Impastato nel giorno del 39° anniversario della sua uccisione. Alle 10 si è tenuta una manifestazione oggi davanti al casolare in cui fu ucciso il giornalista e attivista politico. Per quanto riguarda invece le manifestazioni del pomeriggio, una marcia partirà da Radio Out, l'emittente fondata proprio da Impastato, per arrivare sino alla Casa Memoria. E siamo allo sport con la prima tappa siciliana per il Giro d'Italia.
La partenza questa mattina da Cefalù, l'obiettivo raggiungere l'Etna. Tra le province interessate dalla corsa lunga 181 km ci sono Palermo, Messina e Catania. L'arrivo è previsto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del Rifugio Sapienza a quota 1892 metri. Per quanto riguarda domani, invece, la tappa del Giro d'Italia sarà la Pedara Messina. Per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.